generale abbiamo il professor Paolo Di Tommaso. Abbiamo il presidente della provincia del Corno Grazie per aver dato questo onore, l'assessore regionale Di Paolo, l'assessore provinciale Lecco, il consigliere Alfonsi Gianluca, il sindaco di Scuola, l'avvocato Daniele Lecco, e poi abbiamo il gruppo alpino di Ortuzio, che è sempre presente in ogni manifestazione, tutte le associazioni di Ortuzio che interagiscono con il territorio e anche con la scuola, perché spesso ci siamo incontrati e abbiamo organizzato delle manifestazioni con i nostri figli. E poi un ringraziamento particolare lo vorrei fare agli assessori Puccini e Pignanacci, che effettivamente non sono stati con la scuola, con gli ingegneri, con gli architetti, e hanno voluto anche loro veramente fortemente questo complesso. Io ringrazio tutti, grazie quindi degli alunni di questo istituto complessivo, e ci sono anche rappresentanti, ragazzi di Vita della scuola primaria di Lecce e di Gioia e della scuola secondaria anche di Lecce e di Gioia, perché tutto un istituto come dire presenti a questa manifestazione, perché anche perché tante come dire realizziamo noi dei progetti e li realizziamo anche nel presto di Ortuzio, nel presto di Lecce e nel presto di Gioia, per cui gli alunni devono comunque conoscere tutto ciò che appartiene all'istituto complessivo di Gioia. Io passo adesso la parola al sindaco e auguro a tutti una bella mattinata. Grazie.
direttore di tutto l'istituto, abbiamo preparato una breve poesia per questa bella occasione, intitolata La terza sì. 2 anni sono passati, senza essere bozzati, l'esame ci aspetta ma non abbiamo fretta. I grandi adesso siamo, la terza frequentiamo, è dura più non posso ma non vogliamo l'osso, in questa nuova scuola il nostro tempo vola. Con la maestra Serafina, che ci accoglieva la mattina, ci faceva giocare alla scuola elementare. Alle medie siamo arrivati, e Nunzio spesso ci ha sfidati. La Falcone ci ha intimoriti, la Flamini ci ha istruiti. La Ballino ci ha insultati, la Confini ci ha scatenati. La Langelo ha borbottato, ma poi in gita ci ha portato. Con la professoressa Ianni abbiamo fatto tanti danni. I nuovi prof appena arrivati ci hanno subito inquadrati. La scuola non è crollata, è davanti in abitata. Speriamo finisca presto. Inaugurazione della scuola. A nome di tutti gli alunni della scuola primaria, noi della classe 5C vogliamo porgere un sincero ringraziamento a coloro che si sono prodigati per darci la possibilità di studiare in un ambiente confortevole. È bello pensare che tutti i bambini di Ortuccio, dai più piccoli ai più grandi, trascorrano le mattinate in un'unica struttura e per di più così accogliente. Ciò ci fa sentire più vicini ai fratellini o alle sorelline più piccole e ai fratelli e sorelle più grandi e quindi lavoriamo più sereni e tranquilli. Quanto a chiudere il terminale precedente allo scolastico, nulla ci faceva pensare che saremmo rientrati in una struttura così bella, luminosa e accogliente. Eravamo abituati ai rumori del loro picco, al vociare degli operai che si davano da fare per terminare un tempo in contatto, alla forte che si chiamavamo continuamente, alla vista di una triste parete di legno posta nel corridoio. Era veramente orribile. Già la voglia di studiare era poca, la scusa del rumore ci faceva sentire il dovere di fare niente. Il 20 settembre scorso, quando è iniziato l'anno scolastico, abbiamo capito che valeva la pena sopportare. Entrando a scuola siamo rimasti stupefatti, a bocca aperta. Abbiamo visto tutto più luminoso, perfino le maestre ci sono sembrate allegre più buone. Per questo non abbiamo parole per ringraziarvi e vi promettiamo che ci impegneremo affinché la nostra scuola rimanga sempre pulita ed ordinata. Non più scaraboglie e schizzare pareti, non più bande ordinate, tappare le scarpate. Ci comporteremo tutti da bravi e civili cittadini. Grazie ancora di cuore da tutti gli